Eccoci ai commenti allora, Barbolini, tutto piuttosto comodo, tranquillo, state continuando bene su una strada impegnativa perché in questi giorni giocate tanto. Sì, no, tranquillo non c'è nulla, nel senso che il primo set si è visto, il primo set loro hanno difeso tanto, hanno battuto bene, le ragazze stasera penso siano state brave a essere concrete, nel senso che nei momenti che avevamo noi la partita dalla nostra parte non abbiamo fatto sciocchezze, non abbiamo dato loro modo di rigiocare, di rimettersi in partita, per cui sono soddisfatto, penso che sia una delle prime partite che giochiamo in questa maniera, crescendo dal primo al terzo set, tenendo questo ritmo, contro una squadra, penso che sia una squadra di buon livello questa, da giocatrici che non sta mai a presentarle, per cui non era facile, magari è sembrata facile per come è finita, però è finita così perché sono state brave le ragazze a stare molto attente. La Coppa, poi Novara, un campionato che non lascia respiro, una stagione. Sì, adesso la Coppa perché ci attende una partita complicata, abbiamo fatto un buon risultato l'altro giorno vincendo 3-1, quindi vincendo da 3 punti, però ci aspetta una squadra che gioca bene a pallavolo, una squadra che sta facendo molto bene nel suo campionato, per cui adesso domani riposiamo, lunedì si parte e ci ributtiamo nell'avventura europea, come si dice. Ricordiamo le tedesche del Potsdam. Giulia. Non hai voluto fare diciamo troppo turnover in questo caso, in questa partita. Hai dato spazio a Lubian ancora una volta che insomma ha disputato davvero un ottimo match, se non ricordo male 13-14 punti per lei. Sì, adesso sto cercando più o meno quando è possibile di mantenere lo stesso gruppo, più o meno lo stesso gruppo. Stasera sì, stasera volevo dare un turno di riposo a Sara Alberti che ha giocato tutte le partite, Marina si è meritata penso lo spazio, ma lo sappiamo il giocatore di livello che è, però ripeto sono contento perché siamo riusciti a giocare una partita da squadra forte, cioè da quella squadra che non lascia nei momenti, la pallina va un po' avanti, non lascia respiro alle altre, per cui questo probabilmente è un buono step per noi. Notizie di Enrica Merlo? Ma Enrica procede nella riabilitazione, però i tempi sono ancora lunghi. Ancora lunghi. Grazie Massimo. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie. Aspettiamo naturalmente che Fabio Bonafede, che si sta avvicinando adesso, per parlare invece appunto di una prestazione di Vallefoglia non all'altezza, anche se ovviamente contro una squadra fortissima. Fabio, ben ritrovato. Grazie. Allora, dicevamo, non avete dato seguito, a parte il primo set, a quanto di buono si era visto nella partita precedente? Ma no, abbiamo veramente fatto una brutta partita, ma veramente brutta. Anche il primo set abbiamo fatto qualche errore di troppo, siamo molto più di questo. L'ultima brutta partita l'avevamo fatta in diretta a Rai, si vede che ci teniamo le partite per il grande pubblico. Scherzo. Per fortuna questa brutta partita è stata con una squadra in cui non avevamo niente da perdere, tutto da guadagnare. È chiaro che ci sono delle problematiche, è chiaro che Virginia fa quello che può e stasera è da lodare, ma a noi manca il primo palleggiatore, la differenza si vede. E comunque quando il gioco scivola via andiamo lisci, invece quando arriviamo in qualche intoppo purtroppo ci fermiamo. Paghiamo tanto a un muro. Abbiamo visto il secondo set e in parte del primo i punti decisivi. Io stesso ho cercato di fare dei cambi, ma a un certo punto c'erano troppe straniere dentro il campo. La situazione in questo momento è questa, non bisogna avere scoramento. Bruttissima partita, per fortuna, contro Scandicci. Ci dobbiamo salvare e quindi dobbiamo assolutamente guardare alla prossima. Berasi, come detto giustamente, fa quello che può ma non può rimanere da sola, siete sul mercato. Siamo assolutamente vigili sul mercato, abbiamo tante straniere perché abbiamo fatto la squadra l'1 di giugno quando il mercato di A1 era finito, abbiamo delle straniere brave però ne abbiamo tante, quindi è difficile mettere dentro un palleggiatore straniero perché dovremmo in qualche modo dire a qualcuna delle protagoniste di venire a sedersi in panchina per una questione di regolamento. Palleggiatori italiani non ce ne sono in giro in questo momento, chi li ha buoni se li tiene, noi continuiamo a cercare e non ci arrendiamo. Abbiamo aspettato fino adesso che Francesca trovasse una soluzione, purtroppo questa soluzione tarda a venire. Dirò una malignità, se è autorizzato a non rispondermi, però non sempre le straniere stanno rispondendo come ci si aspetta da loro. Sì, sì, siamo d'accordo, però noi siamo una squadra che adesso, lungi da me gli alibi, per carità, ci siamo costruiti in giugno con un regolamento che penalizza molto chi vince il campionato dai playoff, perché le squadre di A1, a voi ve lo insegnate, vengono fatte in marzo. Giulia, prego.
Hai detto bene, dobbiamo lavorare, da che cosa ripartirete quindi in questa nuova settimana? Ma è fondamentale non perdere entusiasmo, perché dopo una partita così rischi di finire in un buco. Sapevamo che la partita con Scandicci e la prossima con Monza sono dei banchi di prova in cui c'è tutto da guadagnare e niente da perdere. Sappiamo che chiuderemo l'anno in uno scontro diretto per salvarci con Roma. Dobbiamo assolutamente, stasera abbiamo lavorato male in battuta perché avevamo preparato una roba un po' diversa e in qualche situazione di muro difesa, sebbene finché la squadra è stata in campo ha difeso esattamente come loro, in quello mi è piaciuto. Avevamo preparato delle robe. Avevate iniziato bene comunque break. In battuta su Pietrini, l'avevate messa in difficoltà, poi non avete dato continuità. Battevamo sul libero. Si fa fatica. Fai molta fatica, poi quando il palleggiatore nostro in prima e sbagli la zona di battuta ancora di più. In bocca al lupo allora. Grazie Fabio, buona fede. Grazie. Oh, vediamo se sta arrivando l'MVP, perché ci avevamo azzeccato, non era difficile. Non era difficile, assolutamente. Azzeccato, eccola, si sta avvicinando. L'MVP appunto era da scegliere, direi, tra Lia Malinov e Marina Lubian. La spuntata Marina, ciao Marina, complimenti. Ciao. Grazie per mille. La tua partita, per l'MVP, grazie. Come ha detto Barbolini, ha dato un po' di respiro a Sara Alberti, ma sapendo di poter contare su una giocatrice come te. Sì, insomma, diciamo che in questo momento le partite sono tante da giocare tra challenge e campionato, quindi sono contenta di aver avuto questa opportunità e spero di essermi espressa bene, diciamo. Te lo confermiamo. Sì. Grazie. E quindi niente, sono contenta e adesso testa alla Champions. Siete in sì, alla Challenge, ma comunque insomma vale una Champions per voi, che puntate sì, chiaramente a vincerla. Certo, insomma, certo, sì, assolutamente. Cerchiamo di fare il meglio possibile, perché comunque insomma non è mai scontato, no? Siete salite almeno temporaneamente al terzo posto aspettando Monza che giocherà lunedì, è una corsa, anche un buon piazzamento per la Coppa Italia, restano due partite. Certo, adesso vediamo insomma, come appunto ho detto, essendoci tante partite cerco di vederne una alla volta, no? Però insomma speriamo di continuare così. Un avvio dove trovavi poco spazio, invece adesso stai trovando molto più spazio, ti sta alternando sia da C2 che da C1 e ti fai trovare pronta come stasera. Certo, io cerco sempre di essere pronta, appunto come hai detto tu, in tutti e due i ruoli, diciamo, perché alla fine mi piacciono tutte e due, diciamo, non ho una preferenza, quindi niente, cerco sempre di essere preparata per aiutare la squadra e le mie compagne. Grazie Marina. Grazie mille. Grazie. Ciao. In bocca al lupo. Ciao. Allora, aspettiamo ancora, eccola che sta arrivando, Virginia Berasi, perché appunto sulle sue spalle adesso c'è tutto il gioco di Vallefoglia in questa fase. Prego Virginia, accomodati. Ciao. Allora, dicevamo, è tutto il gioco di Vallefoglia sulle spalle in attesa di un rinforzo che venga a darti una mano. Esattamente, è da un mese che è così e io ce la sto mettendo tutta ad allenamento e chi mi conosce sa che sono una lavoratrice e niente, ovviamente non mi tiro indietro. Stai crescendo. Sto crescendo. Dai, penso che stiamo crescendo come squadra, ecco. Oggi un po' meno, oggi un po' battuta d'arresto anche contro un avversario molto forte. Sì, l'approccio iniziale è stato proprio sì, bello. E peccato non aver continuato così negli altri set. Non siamo riuscite ad avere il nostro ritmo di gioco. Facevamo magari una cosa bella, ma ogni 3-4 punti e non bastava, e niente, è certo, ovvio. Adesso Monza, altra partita impegnativa, e poi cominciano a giocarsi gli scontri diretti più importanti. Esatto, poi c'è Roma che è la partita quella più importante per noi. E niente, è ovvio che quando si entra in campo si cerca sempre di dare il massimo per poter racimolare anche qualche punticino anche contro squadre che appunto sulla carta sono molto più forti, perché alla fine non si sa mai, quindi bisogna entrare con questo spirito, se no non si gioca nemmeno. E purtroppo in queste partite ciò non è avvenuto e la prossima è contro Monza e
vediamo. C'è tempo per risalire. Esatto, la prossima contro Monza, magari per far quel qualcosa che non avete fatto oggi, o almeno solo nel primo set. Poi che cosa è successo? C'è stato veramente un calo, si è alzato il loro livello assolutamente, però da parte vostra anche un entusiasmo che è un pochino sceso. Sì, è successo questo anche la scorsa partita con Novara. E non so, loro probabilmente prendono anche le misure e quindi è anche più difficile per noi mettere a terra il punto e magari ecco, quello che ci è mancato oggi è stato il servizio e forse il primo set è andato molto bene. Ne abbiamo parlato infatti col tuo allenatore sul discorso del servizio, esatto, che avevate preparato. Che doveva preparate. Aiutarci, esatto, doveva assolutamente aiutarci in questa partita. Ma non è successo, soprattutto nel secondo terzo set, tanti errori e poi sì, poca efficienza insomma in servizio. In bocca al lupo per il proseguo allora. Grazie, grazie, serve, Virginia. Ci serve. Ciao, buona serata. Bene, andiamo a chiudere, Giulia, ricordiamo.